non era rassegnata, mai. Lei ogni volta che mi parlava di vita. Vita che doveva continuare. Parlava di matrimonio, mi vengo a sposare in questa chiesa. Mi parlava di figli, mia figlia si chiamerà Vittoria. Venerdì Santo, la chiesa era aperta, io stavo in chiesa, era più o meno l'ora di pranzo, quando Carlotta è entrata in questa chiesa e cercava un sacerdote. Questo raccontare è diventato un darmi un messaggio, è diventato un dirmi: il Signore a un certo punto per mezzo di Papa Francesco mi ha parlato e mi ha detto qualcosa di grande. Era la giornata della gioventù. Il messaggio qual era? A voi giovani affido la croce di Cristo. E Carlotta a me mi ha detto con tanta semplicità, io mi sono domandata: ma qual è la mia croce? È questa. E allora la voglio accogliere. Gli ho detto: guarda, io ti ringrazio Carlotta, perché per me sei stata una carezza del Signore. Noi preti a volte abbiamo bisogno di questi momenti forti, no? In cui ti accorgi che tu non c'entri niente in questa situazione. Io non ho fatto niente, non ho fatto qualche cosa di eclatante, eppure mi è successo. Per me Carlotta è stato il momento in cui ti rendi conto che è il Signore, no? Che agisce in te, è il Signore che ogni tanto ti prende e ti dà la forza per essere ancora più contento, no? Per andare avanti con più entusiasmo. La carezza di Dio. You look perfect tonight.